Rising Team. La presentazione al centro guida Sicura Acidi Lainate della nuova nata di Mahindra, il CUV 100, ha rappresentato anche e soprattutto la possibilità di fotografare l'effettivo stato dell'arte della casa indiana, che dal 1945 di strada ne ha fatta parecchia. Ripercorrendone la storia imprenditoriale, la famiglia Mahindra, già nell'immediato dopoguerra, ebbe la felice intuizione di chiedere ed ottenere dall'americana Jeep la licenza di assemblaggio per l'India della mitica Willys. La vera e propria icona dello sforzo bellico statunitense da produrre ed impiegare sulle non certo levigate strade dell'impero indiano. Un'intuizione geniale, perché ha sancito la vera vocazione di Mahindra nell'identità industriale dedicata all'off-road, declinata tra le successive evoluzioni del concetto Jeep Willys, i SUV non derivati da city car e i pick-up, infaticabili strumenti di lavoro molto ben rifiniti. La storia di Mahindra, ben riferibile all'attualità del CUV 100 e al prossimo futuro, che ha già pianificato per i prossimi 3 anni la produzione del Goa Pickup Evoluzione, quella del Compact SUV 1006 e del SUV Midsize, racconta di uno sviluppo di idee e prodotti molto importante, che si è articolato con grande efficacia nei 73 anni di vita dell'azienda. Leader nel settore delle macchine agricole, con i trattori Mahindra e Mitsubishi, ottima interprete nel settore due ruote, proprietaria della SsangYong, protagonista nelle competizioni ai massimi livelli con la Formula E e le Moto 3, per il preciso obiettivo di travasare le esperienze maturate in gara sui prodotti e-drive di domani. Persino proprietaria dell'eccellenza italiana Pininfarina, che con ottime probabilità traccerà gli stilemi della produzione per gli anni a venire. E proprio questo tema, questa presenza così fortemente voluta in Europa, in particolare in Italia, si punta ai 100 concessionari nel bel paese, visti gli investimenti effettuati nel centro ricerca di Varese, denotano la vera ed attuale strategia di Mahindra. Attraverso una presenza forte nel vecchio continente, rendere il brand sempre più affermato e riconoscibile in tutto il mondo. Con 2 claim molto perseguiti nella filosofia aziendale. Rise, inteso come senso di crescita continua, e Free and Happy Life, sottendendo i prodotti Mahindra quale strumento di felice libertà individuale. Certo, moltissima coerenza nel posizionarsi nel segmento dei SUV entry level, con prodotti evoluti e molto ben rifiniti come il nuovissimo CUV 100, che certo nelle 2 varianti K8 e K6 non costano pochissimo, rispettivamente 11.480 e 12.700 euro, con una campagna di lancio che abbassa di 1.000 euro i prezzi d'acquisto, ma che, come orgogliosamente hanno sottolineato i manager Mahindra intervenuti a Lainate, non rappresentano una derivazione da una city car, ma dei veri propri SUV nati come tali. In questo Mahindra CUV 100 è veramente un veicolo che rispecchia pienamente la filosofia aziendale dichiarata dal management indiano. Concreta, accogliente, affidabile, capace di affrontare qualsivoglia percorso grazie agli angoli di attacco anteriore di 20 gradi e posteriore di 29 gradi e con un eccellente controvalore. Maneggevole e ben configurata in termini di assetto, il propulsore di 1200 cm3 da 82 cavalli durante il test drive si è rivelato perfettamente adeguato alle esigenze di utilizzo della vettura. Ricchissima la dotazione di bordo di serie e molto ampio lo spazio del vano bagagli, nonostante le dimensioni compatte del CUV 100. In sintesi, certamente un eccellente preludio del Way of Life di Mahindra. Rising Team.